Benvenuti a Klaus Condicio, nuova puntata. Abbiamo al telefono per la seconda volta l'onorevole Angela Napoli, esponente di Spicco e del FLI. Tra l'altro credo di non dare una notizia inesatta se dico anche onorevole buongiorno, coordinatrice della Calabria, corretto? Sì, perfetto, la ringrazio. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Come sta? Sono YouTube, il canale soprattutto sì, visto dai giovani e grazie. Sì. Senta, prima di parlare diciamo politica in generale, volevo sapere, so che è stata in un'importante conferenza internazionale sulla criminalità, ha fatto una relazione, in sintesi cosa è emerso soprattutto riguardo al nostro paese? Ma guardi, io sono la relatrice sulla criminalità organizzata nell'ambito dell'Assemblea dei Paesi del Mediterraneo e in particolare questa volta ho trattato intanto la situazione legata alla criminalità organizzata sulla gestione illecita dei rifiuti che ha inquinato il mar Mediterraneo ed in particolare le coste calabresi. C'è stata l'anno scorso la storia della famosa nave dei veleni, eccetera. E poi ho parlato anche della tratta degli esseri umani. Devo dire che il rapporto che ho fatto è stato condiviso all'unanimità, ho proposto anche per il proseguio dei lavori di parlare delle eventuali collusioni che ci sono tra terrorismo e criminalità organizzata e naturalmente purtroppo ho dovuto evidenziare che le maggiori organizzazioni criminali mondiali sono purtroppo presenti e hanno origine nel contesto italiano, in particolare l'organizzazione criminale calabrese, l''Ndrangheta, che è la più pervasiva e la più potente ormai del mondo. Dica la verità, cosa, al di là dell'intervento importante, e non credo che per lei sia stato semplice dire che noi esportiamo criminalità, purtroppo, ma questo è un fatto, anche criminalità, cosa si diceva di noi e cosa ha sentito in questi giorni sul nostro paese? Beh, purtroppo è coincisa con la ormai divulgata notizia, più che divulgata notizia di Ruby. E questo sicuramente non sta dando una bella immagine del nostro paese anche all'estero. Tra l'altro anche all'estero ci si è resi conto che purtroppo negli ultimi mesi le notizie che fanno scalpore vengono riportate a livello internazionale e non si incide invece su quelli che dovrebbero essere e sono i reali problemi del paese che poi fanno parte sicuramente della grande crisi a livello internazionale. Sembra davvero assurdo che un paese così importante come l'Italia assurga agli onori della cronaca solo per notizie che certamente non sono belle, non sono condivisibili e sicuramente non riguardano le problematiche che in questo momento ci sono. Senta, sui cittadini, gravano sui cittadini. Il presidente Fini su questo è stato ancora più duro di lei, ha parlato di imbarazzi di cancellerie, imbarazzi ad altissimi livelli, dicendo se poi i fatti si dimostrassero veri, ovviamente ha usato il se, però è andato giù abbastanza duro. E effettivamente è difficile spiegare un premier
che fa feste, festini, cioè, con queste ragazze poi prese a proposito di criminalità da situazioni che lambiscono anche fortemente situazioni criminali, perché qui c'è un'indagine delle due procure addirittura, saputo, sì. No? Quella di Milano sì, e un'altra sì. meridionale, che indagano sì. su queste figure tipo Ruby, che sono, diciamo, che vivono questi ambienti, queste ragazze tipo Ruby, vivono di fatto minorenni in uno stato di quantomeno di sfruttate, non so come. Quando io proprio nella relazione a Rabat dei giorni scorsi ho parlato di tratta degli esseri umani, questo fa parte integrante, perché tantissime ragazze immigrate vengono purtroppo così abbagliate da promesse che di possibili posti di lavoro in Italia e poi purtroppo finiscono in queste reti, reti dove inizialmente, almeno inizialmente, ma poi anche in seguito c'è certamente anche la mano della criminalità organizzata, perché quando si parla di sfruttamento dell'immigrazione, di appunto tratta degli esseri umani a livello di sfruttamento, la criminalità organizzata è proprio è in una delle sue attività. Li tiene sacrosante che le indagini siano stati affidati a magistrati specializzati anche in quel tipo, la Boccassini per dirne uno, il magistrato di cui non ricordo il nome, che sta indagando, se non erro, in Sicilia, a Palermo sì. Esatto, ritiene assolutamente coerente che le procure abbiano fatto questa scelta, perché questa Ruby può essere il prodotto chiaramente anche di questo milieu, è corretto? Sì, potrebbe senz'altro essere questo, appunto, se questa ragazza ormai maggiorenne da qualche giorno rientra appunto in quella tratta dove, ribadisco, dietro ci potrebbe essere, normalmente c'è la mano della criminalità organizzata. Senta, anche questo connubio con la droga, la cocaina, eccetera. E c'è un automatismo, secondo lei? Cioè, la droga è anche un modo attraverso cui controllano queste ragazze, anche in base alla sua relazione, insomma, quello che sa lei. Ma tenga conto che il traffico di droga è la principale attività della criminalità organizzata ed in particolare della 'ndrangheta. Quindi il collegamento non può che passare, cioè la 'ndrangheta è diventata l'organizzazione criminale più potente a livello economico proprio per la principale attività che è appunto il traffico della droga. È chiaro che poi in tutto il traffico ci sono collegamenti, tra 'ndrangheta e altre organizzazioni criminali, anche estere, questo non c'è dubbio, però certo. È tutto da verificare, vedere, da indire. Senti, invece, come donna Angela Napoli, punto. Questa la storia di questa minorenne, vabbè, le risparmio i titoli della stampa estera, tanto li sa già. E come donna, che cosa le ha comunicato il fatto che sia andata, che sia stata reclutata, secondo l'accusa, ribadiamo, secondo l'accusa, da due personaggi importanti come Lele Moro e Emilio Fede, sia stata portata a una festa ad Arcore? Volevo anche dare notizia del fatto che Emilio Fede oggi al Corriere nega di essere oggetto di un avviso di garanzia, mentre sostanzialmente De Bortoli, cioè il direttore del Corriere, conferma che c'è
questa capo d'accusa. Come donna, tutto questo traffico, anche gente così importante che secondo l'accusa, ripeto, si presterebbe a queste cose, che sensazione è? Ma guardi, naturalmente siamo sempre nel campo ipotetico e quindi questo è bene comunque sottolinearlo, perché poi saranno le indagini a dire. Esatto. Sicuramente come donna mi preoccupa perché se tutto dovesse corrispondere al vero, la cosa che emerge è che siamo calati in un sistema dove la donna viene estremamente mortificata. Io continuo a dire da tempo che la donna andrebbe riconosciuta per il suo ruolo, per le sue capacità, e invece purtroppo si sta creando un sistema che è, a mio avviso, sicuramente mortificante per le donne. Di fronte a questo sistema le donne dovrebbero scalpitare. Adesso ci arriviamo a questo punto che lei ha trovato, infatti lo volevo toccare anch'io, anche memore di una sua intervista in qualche modo profetica, no? E che ha fatto con noi. No, però il punto è un altro: come mai persone di successo, se le accuse sono state confermate, come Mora e Fede, e diventano parte di questo sistema che lei descrive? Com'è possibile? Alla fine gente che guadagna soldi, che ha prestigio, che ha direzioni, che ha qua, che ha là, prego. È il potere, sono i soldi, c'è la possibilità dello sfruttamento. La povera gente non lo può sicuramente fare, la povera gente non può far parte di un sistema di questo genere, quindi non è che mi meravigli tanto se ci sono nomi personaggi così... non mi meravigliano sinceramente. Io condanno il sistema può anche avvalersi, lei dice, non del poveraccio, si avvale del poveraccio ma per altre funzioni, ma per queste funzioni di trovare, usiamo un verbo non polemico, diciamo trovare belle ragazze da dare poi al capo, da sottoporre alla, mettiamola così, sottoporre all'attenzione del capo, perché almeno Berlusconi ha smentito tutti, ma non ha smentito oggi, anzi ha confermato, ha detto io non sono gay, per questo mi interessano le donne, e quindi se ne è fatto un vanto di non essere gay. Quella, la domanda che la risposta a lei che ci ha in parte dato non deve meravigliare, perché il sistema si avvale sia dello spacciatore minuto che certo. Chi ha dato, è corretto? Sì, ma la cosa che io vorrei fare capire è che qui non è, quando parlo di sistema, non è un coinvolgimento solo ed eventualmente del Presidente del Consiglio, ma è proprio un coinvolgimento come se tutto fosse lecito, anche di grossi personaggi. Cioè, se n'era parlato in passato, c'erano stati, non dimentichiamo, anche altri politici che erano apparsi su queste scene, e poi però c'è stata la discussione di qualche giorno, poi tutto è finito, ma pian piano, cioè queste notizie degli ultimi giorni fanno capire che la situazione è diventata più allargata, ed è come se non facesse preoccupare nessuno. Esatto. Ecco che cosa vorrei dire per il mio sistema, per ciò che intendo sistema.